Ciao a tutti, sono Sabina e benvenuti nella mia cucina. Questa sera vorrei farvi vedere una ricetta, ossia risotto con zucca e salsiccia. Ci servono 300 g di zucca, una cipolla medio piccola, poi va anche in base al gusto, 300 g di salsiccia, sale quanto basta, del rosmarino, della salvia. Semi di coriandolo, olio extravergine d'oliva, 2 bicchieri di plastica che io uso come unità di misura di riso, Carnaroli ovviamente, e 4 bicchieri di acqua. Adesso iniziamo il procedimento. Mi sono già portata avanti e ho già abbrustolito la salsiccia e fatto andare la cipolla con la zucca. Un filino di olio e un goccino d'acqua e un pizzico di sale. Adesso questo è riso, verso tutto dentro. Ci aggiungo l'acqua. Così. Ci metto qualche semino di coriandolo che schiaccio un po' così con le mani e un po' di salsiccia. Adesso arriva il bello perché ora metterò questo coperchio fantastico sul mio risotto. Accendo il fuoco, fiamma alta fino a che non prende bollore. Allora, voi vi chiederete che cosa ha di speciale questo coperchio. Questo si chiama Magic Cooker ed è un coperchio fantastico. Da quando l'ho scoperto, la mia vita, diciamo, è cambiata in quanto ha delle, potenzialità fantastiche. Innanzitutto, cucina a basse temperature, quindi questo ci permette di salvaguardare le proprietà organolettiche dei nostri cibi. Dimezza i tempi di cottura. In questo caso, per il risotto funziona così: mettiamo la fiamma alta fino a quando non prende bollore. Appena vediamo che esce il vapore da questi fori, prendiamo il tempo di cottura che dice sul pacco del riso. Poi fa risparmiare sulla bolletta tantissimo perché questo coperchio ci sostituisce il forno, sostituisce la pentola a pressione, sostituisce il microonde, il tostapane, qualsiasi cosa. Io faccio ormai di tutto. È ottimo per esempio per la frittura. Non ci fa sporcare il piano cottura, assolutissimamente. Copre gli odori fino all'80%. Niente, adesso vi spiego com'è nato. Scusate un po' l'emozione, ma è la prima volta che faccio un video del genere. Io qua, come vedete, ho diverse misure. Ce ne sono anche altri. In pratica, come potete vedere, ci sono questi fori. Questo coperchio innanzitutto nasce da un'idea di un dottore africano, il quale ha diciamo, constatato che quando cucinava con semplicemente bucherellando un coperchio e cucinava appunto i cibi, i pazienti stavano meglio. Questi fori permettono che si crea l'aria, quindi il vapore, all'interno della pentola. Che succede? Il vapore fuoriesce, sbatte in questa calottina e ritorna giù, quindi ritorna aria fredda e aria calda. Quindi questo permette di cucinare appunto a bassa temperatura. E noi che ci teniamo tantissimo alla nostra salute è un gran vantaggio. Poi è stato ideato il sistema di Venturi, fisico del Settecento. Ed è stato poi messo a punto con questo coperchio. Li troviamo sia in acciaio inox che senza nichel per chi eventualmente ha l'allergia al nichel.
La cosa bella è che ci possiamo fare veramente di tutto. Magari più là posterò altri video con altre ricette e sicuramente altri metodi di cottura. Adesso possiamo controllare se sta bollendo. Anche avvicina. Ancora non bolle. La cosa bella è che lo possiamo comunque alzare in qualsiasi minuto e non succede assolutissimamente nulla. L'unica accortezza che dobbiamo avere quando friggiamo, la fiamma deve stare sempre alta e per controllare ciò che stiamo friggendo dobbiamo spostare la pentola oppure spegnere il gas, poiché l'olio, essendo conduttore di calore, raggiungerebbe subito i 100 gradi se noi lo lasciassimo sul gas acceso. Quindi, se abbiamo questa accortezza, noi l'olio lo possiamo riutilizzare fino, una volta filtrato ovviamente, fino a 8 volte. Allora, andiamo a controllare se sta prendendo bollore. Ci siamo, vedete che bolle? Quindi io vado ad abbassare la fiamma. Ok. E faccio partire il tempo di cottura. Questo ci richiede 15 minuti. A gusto mio io lo lascio anche 12-13 minuti, ovviamente si deve prendere la mano. Una cosa che ho scordato di dire è che questa quantità è per 2-3 persone, ovviamente poi dipende dalle porzioni che si fanno. Perché uso Magic Cooker? Perché mi piace, è comodo. Per esempio, mentre io lascio andare il risotto, in 15 minuti posso fare altro. Esempio, si torna tardi dal lavoro, si butta giù tutto insieme e nel frattempo vado, mi cambio, apparecchio la tavola, insomma, o faccio altro. La cosa che più mi piace è che è l'innovazione che sposa la tradizione, ossia io qua non vado a stravolgere i miei metodi di cottura, perché con questo appunto ripeto, friggo, posso fare toast, posso fare la qualunque, anche la pasta, qualsiasi cosa. Noi volendo potremmo mettere anche tutto a crudo, la cipolla, la zucca, il riso e l'acqua, si farebbe comunque, però a gusto mio io ho preferito, per esempio in questo caso, far prima rosolare la cipolla con la zucca e poi continuare. La cosa bella è che non devo stare qua a girare ogni minuto o aggiungere il brodo. Io qua ci ho messo dell'acqua semplice, ovviamente nessuno vieta di fare il brodo vegetale a parte. Questo, come dire, poi ognuno cuciniamo a modo nostro e ciò non ce lo impedisce nessuno. Ci vediamo tra un pochino con la parte, diciamo, finale della cottura. E per adesso vi saluto. Allora, bentornati, sono passati 15 minuti. Vedete? Io adesso spengo. Giro il tutto. Così si amalgama bene bene. Esempio, per me è un pochino troppo liquido ancora, quindi che faccio? Niente panico, richiudo il coperchio e metto un pochino a fiamma alta. Nel frattempo mi vado a preparare il mio piatto. Siccome avevo precedentemente assaggiato, ci aggiungo un pizzico di sale. Proprio. Come vedete lo alzo tranquillamente.
E allora rispengo, giro, eccolo qua. Piccolo trucco, ci metto del rosmarino. Della salvia, così giro ancora una volta, ci aggiungo un filino d'olio, giro bene bene. Piccolo trucchetto, lasciare un 30 secondi il risotto così, un attimino. E allora, ci prepariamo tutto per l'impiantamento. Prendo il mio piatto. Una cosa che non ho detto, quando spostiamo il coperchio dobbiamo sempre spostarlo in orizzontale, mai fare il solito gesto così, perché sennò tutto il vapore casca. Vado a impiattare. Credo che questa sia la parte preferita da tutti, sempre si arriva sempre della salsiccia, perché ogni tanto qualche topino passa da qui. Ok, ci mettiamo una bella fogliolina di salvia. Un rametto di prezzemolo, di rosmarino e qualche chicco, qualche semino del mio amato coriandolo. E voilà, buona cena e arrivederci, a presto.